Bentrovati amici agricoltori a questa nuova puntata di Agroinforma. Oggi parliamo della soia e Roberto, questa coltura sta prendendo sempre più piede. Sì, diciamo per fortuna, perché ci sono tanti motivi per cui è bene fare soia. La soia ormai è stabilmente inserita in Italia nelle rotazioni sui 300.000 ettari. Potrebbe occupare anche un po' di più volendo, perché? Perché è una coltura che fissa l'azoto atmosferico e quindi migliora la fertilità del terreno. Si inserisce perfettamente nella rotazione con mais e grano, in più gode degli aiuti accoppiati e grazie alle nuove regole della PAC che impone la diversificazione, finalmente gli agricoltori l'hanno ripresa in considerazione. In più dobbiamo considerare che in Europa c'è un progetto per aumentare la quota di proteine vegetali europee, perché noi importiamo ancora tanta soia e sappiamo che nei nostri porti purtroppo da anni arriva soia OGM, che la dobbiamo per forza utilizzare perché altrimenti la nostra zootecnia chiuderebbe. Certo, c'è poi una problematica però riguardante il seme. Sì, ecco, questo direi va sottolineato ai nostri amici agricoltori, che naturalmente cercano di risparmiare il più possibile sui costi di coltivazione, questo lo sappiamo, però nel caso, anche in questo caso, non bisogna fare questo errore. Ci sono molti agricoltori che si autoriproducono il seme di soia, allora bisogna dire che innanzitutto il seme di soia deve essere certificato, altrimenti si incorre in problemi e quindi una vera e propria frode. Nel caso in cui l'agricoltore lo dovesse autoriprodurre, ricordiamo che anche in questo caso è perseguibile dalla Guardia di Finanza, della repressione frodi, perché queste varietà sono coperte dalla protezione vegetale e quindi è una regola comunitaria che in questo caso l'agricoltore viola, e quindi il nostro consiglio è di usare seme certificato, anche perché per fare soia fatta bene bisogna usare seme selezionato e certificato, e quindi solo quello che viene venduto dalle società sementiere ha questa garanzia. E poi per fare soia fatta bene bisogna anche seminarla in un determinato modo molto preciso, giusto Presidente Vattini? Ci sono diverse tecniche di semina della soia. È evidente che quella più presa in considerazione è quella monogerme, su primo, su secondo raccolto, su terreno lavorato, su terreno sodo, addirittura come ovviamente fanno in America, dove il 90% della soia viene seminata direttamente su sodo. Ovvio che ci sono poi tipologie di macchine che permettono di essere utilizzate sia con interfila 45 che interfila 70 e o a 75. Normalmente in pianura padana la tendenza è quella di seminare soia anche a 70-75, quindi utilizzare la macchina mais classica cambiando semplicemente i dischi di semina. Ovvio che forse ancora oggi i risultati maggiori li otteniamo seminando la 45 di interfila, quindi la nostra Optima V in questo caso è un'ottima scelta, perché consente appunto all'agricoltore di poter seminare su terreno preparato, di seminare su terreno semilavorato, quindi un passaggio di coltivatore di disco, o addirittura sul sodo, come abbiamo fatto trasmissioni, abbiamo monitorato immediatamente post trebbiatura. Quindi la tecnica è questa prevalentemente utilizzata, però poi ci sono anche tecniche di utilizzi di semine, di seminatrici a spaglio, quindi le classiche seminatrici a file. Ovvio che lì si ha una precisione diversa, la soia esige essere, diciamo, piantata a una determinata profondità, soprattutto costante, con una macchina a file devi allestirla in un certo modo se vuoi ottenere questi risultati. Su una macchina monogerme è dotata già di ruote e di sistemi particolari che consentono un'emergenza poi costante. Ecco, l'Optima V comunque è una attrezzatura molto interessante, portata e appunto dedicata a questa coltura. Sì, l'avvento dell'Optima V 4 anni fa ha un po' cambiato le tendenze, le tipologie di lavorazioni, di utilizzi di questa macchina su diverse lavorazioni. Appunto, grazie a questo ballasting kit, questo sistema di flotazione che ha del telaio, comandabile direttamente dalla cabina del trattore, l'operatore può scegliere di appesantire più o meno l'elemento e quindi di poter seminare appunto in condizioni molto molto difficili e in presenza di tantissimi residui culturali. Questa ha stravolto un po' tutto, quindi quando uno decide di investire su una macchina prevalentemente a 6 file, 7 file, ha oggi questa grandissima possibilità di avere una macchina duttile utilizzabile su diverse colture. E poi interessante anche seminare dopo il passaggio di strip tillage. Questa è un'altra tendenza che arriva dall'America. Roberto ci diceva in altre puntate che soia e mais post
strip till è un qualcosa di veramente interessante da prendere in considerazione. La soia sta iniziando adesso, è evidente che il CultiStrip va mosso, quindi l'interfila, se si decide di fare a 45, va stretta e vanno aumentate il numero delle file, perché ovviamente un 8 file mais a 75 diventa un 12 file a 45. Quindi anche qua l'operatore, l'agricoltore deve decidere bene quale tipologia di interfila scegliere e poi ovviamente procedere senza problemi. Le macchine sono predisposte per qualsiasi tipo di lavorazione. Però anche qua, Roberto, ci sono tutti i benefici comunque della lavorazione a bande anche per la soia. Sì, anche perché tra l'altro abbiamo visto che anche coloro che utilizzano ad esempio la manichetta, che è un tipo di irrigazione che si sta sviluppando, la manichetta abbinata al, diciamo, al CultiStrip e quindi allo strip till sta diventando effettivamente un sistema agronomico vincente. Quindi, amici agricoltori, vi stiamo spiegando come appunto fare la soia bene, ma è importante essere precisi, giusto Presidente? Sì, oltre a utilizzare attrezzature di un certo livello, bisogna utilizzare anche concetti della precision farming di un certo livello. Noi stiamo continuando a montare sistemi di guida assistite, questi ovviamente assicurano all'operatore semine centimetriche fino a 2,5 cm di errore massimo, quindi abbiamo sicuramente così il modo di fare precisione a tutti gli effetti. Sono tecniche molto particolari, per esempio abbiamo citato lo strip, si può utilizzare in autunno e poi però dobbiamo andare a seminare a marzo, aprile, a seconda di quello che vogliamo seminare, ed è necessario appunto entrare nelle bande tracciate in autunno, e solo ed esclusivamente con sistemi di precisione di questo tipo l'operatore può gestire questo tipo di lavorazione. Ringrazio Sandro Battini e Roberto Bartolini per essere stati qua con noi, grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi. E amici agricoltori, non perdetevi la prossima puntata di Agriinforma, perché vi mostreremo le ultime novità in campo di precision farming. Buona domenica a tutti. Piero Ciriani, direttore business sementi SIPCAM Italia. Allora, ci stiamo avvicinando alle semine primaverili e la soia sta entrando in maniera preponderante. Sì, c'è sempre più interesse per la coltura della soia e quest'anno non è legato soltanto all'agronomia, al fatto che poi è una coltura favorita dalle politiche comunitarie per i suoi aspetti ambientali, ma c'è anche un aspetto molto interessante legato agli aspetti economici. Finalmente c'è un recupero del valore della granella sul mercato, siamo vicini ai 400 euro a tonnellata, e questo dà anche respiro e spazio agli agricoltori per avere poi delle soddisfazioni economiche quando la produrranno, quando venderanno il prodotto. E qual è però il consiglio da dare agli amici a casa? Ma adesso siamo vicini alle semine e questa è l'operazione più importante che gli agricoltori devono fare, perché si decide poi la qualità del prodotto che otterranno alla fine. Quindi adesso noi guardare alla varietà giusta da seminare. E la varietà giusta deve rispondere a delle caratteristiche, deve essere sicuramente una varietà che ha un buon potenziale produttivo, deve essere una varietà che si adatta bene a quelli che sono in termini di ciclo le esigenze dell'azienda agricola, quindi in funzione dei primi raccolti, secondi raccolti, semine ritardate, si dovrà scegliere la varietà giusta, ma dovrà essere una varietà che si adatta anche ai terreni e le situazioni, le scelte agronomiche che vengono fatte in azienda. Per questo raccomandiamo anche di utilizzare delle varietà che hanno una provata adattabilità, ampia adattabilità in azienda. Questo permette poi di superare anche meglio certe situazioni che ci troviamo a vivere ogni anno. Tutti gli anni ci troviamo a vivere delle situazioni che considerano anomale dal punto di vista del clima. Troppe piogge, poche piogge, troppa temperatura troppo alta. Non so se possiamo considerare anomale, capitano tutti gli anni. Quindi dobbiamo abituarci ad avere varietà che hanno un'ottima adattabilità. Da questo punto di vista SIPCAM offre sicuramente la gamma prodotti di riferimento in questo momento sul mercato, con il vantaggio di avere dei prodotti che sono tutti coltivati, prodotti in Italia con una completa tracciabilità OGM free e che vengono tutti lavorati nei nostri stabilimenti. Questo ci permette di tenere sotto controllo i parametri importanti, che non sono soltanto germinabilità ed purezza del seme, ma sono anche per esempio l'energia germinativa, cioè quel valore che ti permette di avere un seme vigoroso, forte quando lo semini, e per esempio, non meno importante, la sanità del seme. Questi non sono solo dei parametri del seme, sono soprattutto dei requisiti fondamentali che ci permettono di avere un'ottima produzione poi in campo. Insomma, anche un discorso comunque di qualità, e so che così state intraprendendo un progetto molto importante da questo punto di vista. Sì, questa è una cosa molto interessante e sta partendo proprio in questi giorni. È un progetto relativo a una filiera
di qualità tutta italiana che stiamo portando avanti insieme all'Associazione Soia Italia. L'obiettivo che abbiamo è, credo, molto interessante. Vogliamo dare a chi raccoglie e trasforma i prodotti in Italia un motivo valido in più per scegliere i prodotti di origine italiana. E quindi siamo partiti dalla genetica, lavorando sulla genetica per fare delle varietà che abbiano delle caratteristiche qualitative migliorate, che siano in grado di dare dei vantaggi a tutti gli attori della filiera, partendo ovviamente dagli agricoltori. E quindi gli agricoltori devono avere a disposizione un seme, una varietà in grado di produrre bene e resistere bene agli stress, come dicevamo prima. Ma deve essere un vantaggio anche per chi raccoglie i prodotti. Chi raccoglie i prodotti deve trovare, ha in questo momento l'esigenza di avere buoni livelli di proteine e proteine di alta qualità. E tra l'altro questo discorso è molto importante anche per capire che cosa si semina, anzi non è da sottovalutare. No, assolutamente, assolutamente. Noi quest'anno partiamo con una varietà che risponde a questi requisiti. Si chiama OM Sole ed è una varietà che, oltre ad avere ottimi livelli qualitativi in campo, agronomici, ha un livello di proteine decisamente alto. Siamo oltre 2 punti in più rispetto alle varietà tradizionali, alle medie di campo. Sono i dati che vengono dalle nostre prove, ma anche dai test ufficiali. E questo permette di mettere in qualche maniera d'accordo l'agricoltore, che ha un ottimo prodotto da vendere, e chi deve raccogliere, che ha un ottimo prodotto da trasformare. Credo che siano le premesse giuste per mettere in piedi, per favorire una filiera, un'ottima filiera di qualità italiana, tutta italiana. E il consiglio finale da dare ai nostri amici agricoltori? La soia è una coltura che può dare delle grandi soddisfazioni. Partiamo da un seme buono, partiamo da un seme certificato. Se vogliamo avere dei risultati, facciamola bene.